Buongiorno a tutti, oggi andremo a modificare questa mia vecchia radio artigianale e ad inserire al suo interno un ingresso Bluetooth grazie a questo modulo Bluetooth. Funzionante a 5 volte. Venite con me. Anni fa ho realizzato questa radio artigianale con questo modulo radio FM. Questo modulo lettore MP3 con radio FM tuttavia non ha il Bluetooth. In realtà moduli del genere oggi si trovano già con in dotazione l'ingresso Bluetooth, ma il mio, essendo un po' più vecchio, non ha questa possibilità. Per questo, piuttosto che comprare un nuovo modulo, ho deciso di andare ad aggiornare questo modulo radio FM utilizzando l'ingresso AUX per collegare un modulo Bluetooth. Questi moduli radio con lettori MP3, infatti, spesso e volentieri hanno un AUX in, un ingresso destro e sinistro, al quale è possibile collegare una fonte sonora esterna. Hanno di solito due uscite di canale destro e sinistro con una potenza da 3 più 3 watt. Sul retro troviamo anche l'antenna FM e il collegamento all'alimentazione. A seconda del modello sono previste due opzioni, fino a 5 volt o fino a 12 volt. Il mio utilizza un'alimentazione a 5 volt. Questa radio, nonostante l'aspetto abbastanza spartano, in legno recuperato, comunque ha un ottimo audio che voglio andare a migliorare anche inserendo un ulteriore altoparlante alla parte frontale. Vediamo come inserire questo modulo Bluetooth all'ingresso AUX in. Con circa 9 euro su Amazon potete averne due. Questi moduli possono essere utilizzati ad esempio per aggiornare il vostro vecchio stereo. Sono alimentati da 3,7 volt a 5 volt anche tramite un connettore micro USB, ma volendo potreste anche utilizzare una batteria a litio. Una volta connesso questo dispositivo al vostro telefono, il segnale Bluetooth ricevuto viene reso disponibile su questo jack stereo da 3,5 mm oppure sui tre pin a saldare presenti accanto ad esso. Si tratta di un segnale leggermente amplificato che certamente non può pilotare delle casse acustiche. Osservandolo più da vicino, in primo piano su questo modulo troviamo il microprocessore centrale e la relativa antenna Bluetooth. Questo chip lo troviamo spesso dentro casse acustiche economiche dotate anche di radio FM. Osservando infatti lo schema elettrico, possiamo facilmente individuare l'antenna Bluetooth, l'antenna della radio FM, il quarzo da 24 MHz e l'uscita analogica dei due canali destro e sinistro. Nella realizzazione di casse Bluetooth stereo di maggiore potenza, questi circuiti vengono spesso affiancati da un amplificatore di potenza stereo che permette di amplificare notevolmente l'audio proveniente dal decoder Bluetooth. Su queste casse Bluetooth di solito è presente una pulsantiera, un lettore di schede SD, un lettore per USB pen, a destra anche il circuito per la ricarica della batteria al litio al suo interno. Nel nostro caso abbiamo soltanto il chip perché non abbiamo degli altoparlanti, ma semplicemente un'uscita cuffia. Questo vuol dire che questo modulo ha a disposizione anche una discreta potenza per collegare una cuffia in uscita. Osservando da vicino il modulo possiamo facilmente individuare tutti i condensatori di polarizzazione posti vicino al decoder Bluetooth, il quarzo da 24 MHz, il LED di segnalazione, nonché i due condensatori che trasportano il segnale verso le cuffie in uscita. In descrizione troverete il link a questi schemi che vi permetterà eventualmente anche di riparare le vostre casse Bluetooth. Se vi piacciono questi miei video, che ne direste di mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale? Grazie per il vostro riconoscimento del mio lavoro. Questo modulo verrà montato dietro il pannello frontale in modo da rendere visibile il LED. Vediamo come procedere. Innanzitutto vado a smontare il pannello frontale svitando le quattro viti che ho inserito a suo tempo. All'interno di questa radio completamente in legno troviamo innanzitutto la cassa acustica riciclata, il modulo radio originario, un interruttore posto al lato per accendere e spegnere e i cavi di collegamento
a quello che è l'alimentatore switching da 5 volte che alimenta il tutto. Si tratta di un alimentatore da circa 1 ampere, 1 ampere e mezzo, con una potenza quindi di 7,5 watt, più che sufficienti per pilotare questo modulo amplificatore che ha una potenza di 3 più 3 watt, cioè 6. Per cominciare partiamo proprio dal modulo Bluetooth che abbiamo detto sarà collegato dietro il frontale, dovrà essere collocato in corrispondenza di questo foro con della colla a caldo. Andiamo ad effettuare i collegamenti a questo modulo Bluetooth. Flussante liquido alla mano, Topnik RF800, vado a spennellare tutte le piazzole dove effettuerò le saldature. Vado a stagnare l'alimentazione 5 volte più e meno proveniente dall'alimentatore switching e le piste del canale destro e sinistro in uscita. Stagniamo anche i cavi di collegamento che abbiamo precedentemente trattato con del flussante. Saldiamo il positivo di alimentazione 5 volte. Il consumo di questo modulo risulta quasi irrisorio, intorno ai 50 mA. Andiamo a collegare i due canali di uscita destro e sinistro di questo modulo che andranno verso la radio. Possiamo omettere il collegamento di massa, perché sia il modulo radio che il modulo Bluetooth hanno la stessa alimentazione e quindi la stessa massa. A questo punto tutti questi cavi andranno saldati sul retro del mio modulo lettore radio MP3, in particolare uno per l'alimentazione 5 volt, l'altro in corrispondenza dell'ingresso ausiliario. Chiaramente, essendo il mio un modulo più vecchio, la disposizione degli ingressi è leggermente diversa, comunque le serigrafie sul circuito stampato ci permettono di individuare facilmente gli ingressi di questo modulo. Una volta saldati in ingresso il canale destro e sinistro, andiamo ad effettuare i collegamenti di alimentazione. Vado a prelevare l'alimentazione 5 volte per il mio modulo Bluetooth direttamente dal modulo radio. Non dimenticatevi di stagnare sempre prima i conduttori che intendete saldare per effettuare una saldatura migliore e più veloce. A questo punto vado ad incollare il mio modulo Bluetooth sul frontale, creando una guida d'onda in corrispondenza del LED con l'utilizzo della colla a caldo. E accendendo, vedremo immediatamente la luce del LED in corrispondenza del nostro foro. Bene, a questo punto decido di migliorare questa mia vecchia radio e di aggiungere un ulteriore altoparlante, semplicemente collegandolo all'altra uscita rimasta libera. Osservando il contenitore, decido di porre l'altoparlante aggiuntivo sul frontale a sinistra del modulo stesso. Si tratta di un altoparlante riciclato da un vecchio televisore che ha una impedenza di 4 ohm, una potenza massima di 3 watt. Pertanto è l'ideale per la mia radio riciclata. Andiamo ad effettuare i fori per questo altoparlante con l'aiuto di questa griglia. Questi altoparlanti di vecchi televisori LCD sono gli ideali per questo tipo di applicazioni. Vado a praticare un po' di fori. Bene, i fori non saranno certamente perfetti, ma si tratta pur sempre di una radio molto spartana e quindi rispecchia perfettamente la filosofia del progetto originario. Andiamo a fissare questo altoparlante sul posteriore utilizzando semplicemente della colla a caldo. Vi ricordo nel frattempo che in descrizione potrete trovare tutti i link relativi ai materiali e agli attrezzi utilizzati nei miei video, acquistando dai quali contribuirete al finanziamento del mio canale. Lascio asciugare la colla a caldo per qualche minuto. Dopodiché vado a stagnare i cavi ed effettuare i collegamenti al positivo e il negativo per questo altoparlante.
Quando si effettua il collegamento di altoparlanti è importante rispettare le polarità di entrambi gli altoparlanti destro e sinistro per evitare che quando l'uno tiri l'altro spinga e in questo modo venga annullata la pressione sonora globale e quindi il volume del complesso delle casse acustiche. Viceversa, con la polarità corretta per entrambi i canali, le due onde in fase faranno percepire un volume maggiore. Bene, una volta effettuate queste modifiche è il momento di rimontare il tutto e fare qualche test. Accendo la radio e verifico la nuova potenza. Solo musica italiana. Significa abbracciare i valori del... Beh, direi che i 3 più 3 watt si sentono tutti con un'ottima qualità sonora. Ah, ha fatto il triplete perché ha fatto la pole position, ha vinto la sprint race, cioè la gara piccola del sabato, e poi... A questo punto non mi rimane che provare il Bluetooth, quindi l'ingresso AUX IN per il mio modulo Bluetooth che ho connesso al mio telefono. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, sia stato di vostro gradimento, come al solito vi ringrazio e vi invito a mettere un bel like per supportare il mio canale. Grazie e un abbraccio a tutti.